Salve a tutti e bentrovati sul mio canale. Con il video di oggi andrò a presentarvi una piattaforma nuova, fresca e vivace, creata da videogiocatori per videogiocatori, che vi permetterà di interagire tra di voi in tempo reale, di creare e gestire il vostro team o i vostri team, qualora fossero multigaming, e i vostri eventi tornei. Questa piattaforma, interamente italiana, prende il nome di GameMate. Con essa è possibile fare praticamente tutte le cose che siti come Game Battle, Challenge, Battle 5 Faces e molti altri vi permettono di fare, con una componente però social molto più massiva e molto più importante. Quindi potete creare i vostri team in tempo reale, gestirli modificandone la descrizione, logo, membri al loro interno e molto altro. Potete anche creare i vostri eventi e i vostri tornei gestendoli interamente per conto vostro nella più totale autonomia e facilità. La piattaforma che andrò ora a mostrarvi è davvero fatta in modo che anche il più inesperto possa usarla con estrema facilità. La vedete già dietro di me, ok? Si chiama GameMate. Una volta che accederete al sito, vi troverete nella schermata di registrazione. Andiamo ora ad analizzare i punti passo dopo passo dalla registrazione alla creazione del proprio account, del proprio profilo, fino alla creazione di team e di tornei. Ricordo, prima di iniziare a mostrarvi il tutto, che GameMate è ancora in fase beta e che ora sta ricevendo migliori update praticamente ogni settimana. Potrà quindi, nel momento in cui voi stessi inizierete ad usarla, essere diversa da come interfaccia ed avere più funzionalità di quelle che andrò io ora ad elencarvi e spiegarvi. Iniziamo dalla creazione del proprio account. Una volta che avete inserito nome utente, email, avete confermato l'email, la password, confermato la password e accettato le varie policy, eccetera, vi registrerete. Vi arriverà una mail sulla mail che avete inserito per confermare l'iniziazione dell'account e la creazione dello stesso. Una volta creato l'account, vi troverete nella schermata login. Accederete e questa sarà la schermata in cui vi troverete ad affrontare, vi troverete davanti. Vi troverete il vostro account, con l'opzione di cambiare l'immagine del profilo. Io ho messo per la mia il PC raffreddato a birra. Cercatelo su Google, è veramente divertente. Una volta potrete mettere il nome utente, cambiarlo, cambiare l'email, il mio nome e cognome, attinaista, maschio e femmina, eccetera. Adesso andrò un po' a spiegarvi tutte le varie funzioni. Iniziamo dalla, diciamo, dall'opzione principale di questo, di questa piattaforma, ovvero dal trovare giocatori. Ah, a proposito ragazzi, io sono veramente uno stupido. Che razza di amministratore sono se non vado prima a spiegarvi come si fa a registrare la propria piattaforma sul proprio account e quindi i propri giochi e quindi poter utilizzare bene questa funzione qua che è la principale. Torniamo sull'account. Una volta messo sull'account avrete le piattaforme da poter utilizzare. Sono quattro attualmente. PC per chi usa computer, mobile per chi usa mobile, PlayStation 4, Xbox One per chi usa le console. Verranno aggiunte altre funzioni, come per esempio verranno aggiunte probabilmente anche Nintendo Switch, anche Google Stadia. Verrà aggiunto, poi queste verranno modificate, le varie console. Perché? Perché attualmente usciranno a breve le next gen PS5 e Xbox Series X, quindi qua puntualmente diventerà PlayStation 5 e Xbox Series X, oppure semplicemente Sony PS e Microsoft Xbox. Ok, dove inseriremo sia la 4 che la 5 per quanto riguarda la PS, che l'Xbox One e l'Xbox Series X per quanto riguarda Microsoft. Andiamo adesso a vedere come registrare la piattaforma. Io attualmente ne ho registrate due, sono computer e mobile. Premendo sul computer vi apparirà una serie di giochi che sono attualmente registrati sulla piattaforma. Questi giochi sono svariati: Anthem, Apex Legends, Battlefield 5. Prendiamo Apex Legends per esempio. Cliccando su Apex Legend e confermandola dovrete inserire il vostro nickname, che è il nickname che usate, il vostro nome di battaglia che utilizzerete sulla piattaforma e sul gioco. Una volta fatto questo potete semplicemente premere su salva, vedete qui vi appare in basso a destra, come potete vedere, l'icona salva e l'icona del floppy disk in verde. Salvate e sarà salvato tutto quanto sul vostro account. Una volta salvate le vostre piattaforme, salvate i vostri giochi, dovete ripetere ovviamente questo procedimento per ogni piattaforma e per ogni singolo gioco, potete andare su Trova Giocatori, scegliere la piattaforma, scegliere il gioco e avrete due opzioni di ricerca. La prima ricerca semplice, basata su parametri semplici, senza filtri, che vi farà trovare un giocatore che in questo momento, in quel momento sarà collegato alla piattaforma, avrà quindi login attivo e potrà giocare con voi senza scegliere determinati parametri. Fatta via la ricerca veloce, entro un'ora vi troverà il giocatore. Come vi metterà in contatto la piattaforma? Tramite un'email, sull'email quel che avete messo per il vostro profilo, selezionando poi il link sull'email,
vi manderà direttamente alla piattaforma, oppure semplicemente controllando, guardando continuamente la lista d'attesa, vi farà, vi metterà in comunicazione col giocatore, vi scambierete i nomi di battaglia e potete giocare insieme all'interno del gioco. Se non dovesse trovare un giocatore entro il termine, vi rimetterà in conto. Potrete poi avviare una ricerca tramite filtri, mettendo il numero massimo di giocatori da trovare. Attualmente è 1 perché non è molto popolato. In realtà abbiamo più di 15, più di 12-13 mila iscritti, quindi già potremmo aumentarlo. Questa funzione qua verrà ampliata molto, molto a breve. Avrete il livello minimo di abilità di gioco, poi arriveremo a descrivere questo qua, il livello minimo di reputazione e l'età che va da 7 a 100. Chat vocale richiesta, qualsiasi sia o no, potete mettere. E poi avvia tramite ricerca finita. Funzionerà poi nello stesso modo. Adesso andiamo a vedere come funziona per la creazione dei team. Premendo su Teams vedrete uno spazio completamente vuoto. Ok? Completamente vuoto. Premendo su Crea Team, ecco che vi appare come creare un team. Potete modificare l'immagine, il nome del team, la descrizione, il sito del team se avete un sito. E qui avete il link di GameMate che potrete aggiungere a qualunque social: Facebook, Twitch, YouTube, Twitter, quello che volete. Perché così la gente che cerca il vostro team lo può fare direttamente su GameMate, registrandosi e accedendo al team. Avete una chat privata e qui potete aggiungere o togliere giocatori. Potete poi eliminare il team quando vorrete. Andando poi sulla tab dei tornei, vedrete tutti i tornei che sono attualmente sulla piattaforma dei giochi che voi avete registrato. Come vedete io posso vedere Rainbow Six, Modern Warfare, Brawl Stars, Apex Legends, perché sono tre i giochi che io ho inserito. Brawl Stars ce l'ho su mobile, ovviamente, perché non c'è su PC attualmente. Modifica filtri, potete cercare tramite nome torneo, tramite piattaforma, tramite gioco, tramite stato del torneo, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso ci interessa la creazione del torneo. Premendo su Crea torneo vi apre una pagina, una finestra che potete vedere qui tranquillamente, con nome torneo, descrizione info torneo, modalità, regolamento torneo, l'immagine, se volete non utilizzare l'immagine standard fornita direttamente da GameMate, una vostra immagine, data e ora inizio del torneo, tipo di torneo, eliminazione diretta, doppia eliminazione, eccetera. Al meglio delle X, come va spiego come va riportato il risultato del match. Attualmente tutti i risultati vanno riportati tramite screenshot di entrambi i giocatori o di entrambi i capitani del team, che verranno riportati direttamente sulla piattaforma. Piattaforma computer, mobile, PlayStation 4, Xbox o crossplay, come per esempio Fortnite e COD hanno questa modalità crossplay, si può usare crossplay. Il gioco che volete fare, numero di giocatori per team, numero di riserve, numero di minimo di team partecipanti. Qua ci sono altri parametri, numero massimo di team partecipanti, i premi se ci sono, attualmente non ci sono premi per nessuno dei tornei, e le restrizioni. Le restrizioni sono il minimo di reputazione e il minimo di skill. A questo ci arriveremo successivamente. Una volta creato il torneo, vi aprirà il torneo, vi faccio un po' vedere, vi aprirà il torneo. Avrete in fortunato regolamento torneo, cliccando su opzioni potrete modificare il torneo. Una volta che il torneo avrà preso inizio, ok, succederà questo. Scusate, torneo di esempio. Succederà questo. Avrete le bracket create in automatico, completamente a random, dal sistema, sulla base di svariati fattori. Skill in gioco, che verrà determinata dal sistema, e anche un po' da voi, ma queste ci arriveremo dopo. Le info torneo e il regolamento torneo. Sulle info torneo potrete nominare un amministratore del torneo non volete gestirlo direttamente voi, ma volete una mano nella gestione, confermare i team, non confermare i team e poi ovviamente sempre andando sulle opzioni, su chi è già il torneo già iniziato, sulle opzioni potete modificare molte cose. Adesso ci sono alcune cose che io non vi ho... non vi ho ben spiegato, e sono il registro giocatori e la classifica. La ladders non è ancora disponibile, sarà a breve disponibile, quindi non posso spiegarvela, non posso spiegarvela nel funzionamento in questo momento, lo spiegherò in un prossimo video. Andando sul registro giocatori troverete i giocatori con i quali voi avete giocato, ai quali potrete dare una punteggio reputazione skill globale, ok. Andate a testare il tasto ban, sono amministratore moderatore della piattaforma insieme ad altri collaboratori, di conseguenza io posso bannare, e i giochi ai quali il giocatore gioca
più assiduamente e i giochi che ha registrato, ovviamente. Il punteggio che voi date al giocatore, reputazione e skill globale, è il punteggio basato sulle partite che avete fatto con lui. Ovvero, se il giocatore è stato bravo, si è comportato bene, non ha insultato, non ha bestemmiato, non è stato aggressivo nei vostri confronti, eccetera, potrete dare una reputazione positiva, altrimenti negativa. Queste due cose qua vanno a influire ovviamente sulla classifica che vedete qui. La classifica, e non solo, ma anche sulle bracket dei vari tornei. Chi ha una reputazione bassa non potrà partecipare, estremamente bassa, non potrà partecipare ai tornei, ovviamente. Chi ha una skill alta verrà messo in bracket con quelli che hanno una skill di quel gioco alta altrettanto o più o meno simile. La classifica attualmente è basata proprio su quei parametri lì, verrà poi ovviamente modificata logicamente. Sulla classifica potete vedere i vari giocatori, vedere i giochi che qui giocano, il team a essi assegnati, il livello di reputazione e il livello globale. Adesso la classifica in base al livello, vuol dire che in base a quantità al torneo che ha partecipato, alle persone che hanno incontrato, con cui hanno giocato, eccetera eccetera eccetera. Ragazzi, allora, come potete vedere, GameMate è assolutamente molto facile da utilizzare, ok? È veramente intuitiva e ci sono veramente ben poche cose non capibili. Ovviamente per qualunque delucidazione, qualunque informazione aggiuntiva e o per discutere dei team, dei tornei, eccetera, potrete sempre contattarci sui nostri social che troverete in descrizione. La piattaforma è totalmente gratuita, non avrà mai opzioni a pagamento come tutte le altre piattaforme attualmente esistenti e questo sarà per sempre. Per sempre. Niente ragazzi, direi che qui è tutto da parte di Maio, ovvero da parte mia e da parte di GameMate, e vi aspettiamo numerosi sulla piattaforma. Mi raccomando ragazzi, arrivederci, non mancate e utilizzateci al meglio. Salve a tutti!